Tonight we have the pleasure um, of, of hosting uh, someone that actually, over m many years, has influenced some of my thinking in Italy, um, and you know it's it's contextualized in a number of different ways here at NYU. Um, NYU Florence, um, in general, in the past has been a leader in thinking about racism in the global context through Race and Xenophobia Conference that was held in 2015. At this, in the same year, Resignifications, an exhibition um, looking at the um, representation of Africans um, in, in art and thinking about what it means in the context of Italy to encounter these figures and their histor historic significance and what it, you know it's the, it's the age-old debate also of whether we sort of just wipe out history or we sort of confront it and try to find new ways to talk about it. Uh, really. Um, so I think that all, uh, through all these different things and some of the research that has gone over for many years here around Black Italia, um, NYU has sought ways to um, strategically also talk about the complexity. That involves thinking about race and racism in the context of Europe and specifically in Italy. Um, and I think that because of that, it's really, really fitting that um, we, we have here Mauro Valeri, who, um, as I said before, is someone that has really uh, influenced my ways of thinking, also because um, there, there, he has done a lot of excavating of um, um, black Italian history in ways that. Um, Shows the complexity that that kind of hybrid identity brings with it, and the ways in which all of us actually carry with us hybrid identities. So I think there's a, a lot of really important points to pull from. I'm going to read from a, a brief bio here, um, but I can I can tell you outside of that that it's, a, it's my great pleasure that that he has come up to join us. Um, Mauro Valeri graduated with a degree in sociology of law from the University of Rome and received a PhD at the Department of Philosophy and Sociology of Law at the University of Milan. He has served in various roles in the Italian government's Department for Social Affairs in Italy's presidency of the Council of Ministers from 1994 to 2002, as well as the Italian Ministry of Labor and Anti Discrimination. Ufficio Nazionale Antos Discriminazione Raziale, UNAR, at the Department for Equal Opportunity of the Council of Ministers, focusing on issues of anti discrimination, racism, political asylum, minors, and nomads, and the relationship between racism and sports. He coordinates the National Action Plan Against Racism, Xenophobia, and Intolerance since 2012, and currently represents the Department of Equal Opportunity of the Italian Council of Ministers on the technical committee that monitors the application of Italian immigration law. He has also taught different courses and seminars in various Italian universities and authored numerous publications. Related to immigration, racism, and anti discrimination in Italy, with a focus on the condition of underage immigrants and racism in Italian football. Um, so, this is a very short, actually, fragment of all the things that Mauro Valeri has been involved with. Um, and I invite you, I'm sure this is part of the conversation today, but I invite you to dive into uh, the number of biographies which he has also uh, uncovered. Uh, so, please. Oh, should I mention Black History Month? Okay, so uh, I said it's contextualized in many ways. So, the context of NYU and all that they have been doing over the years is one of the contexts. The other context is Black History Month Florence, which is an initiative that I founded uh, together with a friend, Andre Halyard. Um, in 2016. And it was really, it, it grew out of something that um, for those of us who are based in the United States, we have a familiarity with every February celebrating and really um, thinking about um, the complexity of American history and with specific interest and focus on African American history and a lot of the histories that don't get covered. Most of the time. Um, and some of the groundwork that was done in 1926 by Carter G. Woodson in thinking about what it means to actually present these histories which are less charted um, is actually in dire need of happening here in italy um, because no work like that has really been done in a grand scale and so um, some of the interest and hope of organizing i think there's 63 events on the calendar for black history month florence so in february there's many opportunities to think about the complexity and diversity of um, what that vision of Black History Month, which is in the US, means in a global context where we're not just talking about African American history, but we're talking about um, Af Afro descendants uh, of all kinds. Um, and I think that um, the more kinds of conversations we have about this and the richer our knowledge becomes about the diversity that um, black culture represents, I think that the more opportunity we have to sort of problematize some of the things we've internalized as well. Um, so uh, i guess that's sort of a short intro to black history month florence there's plenty of uh, other events that are happening nyu has been uh, an amazing um, uh, partner in the project since its very inception and uh, we're very grateful for that um, it's definitely i was telling mauro earlier it's the process of creating a network of people that are all interested in having conversations that are more complex um, ar around uh, around these issues that uh, confront us today, and I think that are of particular importance when we think about the political climate in which we find ourselves worldwide, um, not just in the United States, uh, but also uh, with the upcoming election in Italy, uh, which some of you may be aware of, that presents a lot of the a lot of similar uh, issues and a lot of parallels, and this is. Something that has been growing over time but it's not something that is just about now, right? So uh, there's a lot of groundwork to be done and I appreciate all of you being here and being a part of that groundwork. So thank you, Mauro. Okay. <laughs> Vado. Allora, intanto ringrazio, grazie per l'invito. E mi scuso che parlerò in italiano, ma ognuno ha i suoi difetti. E quindi cercherò di essere anche abbastanza uh, concreto. Okay, prima well, first of all thank you and thank you for the invitation. And italiano, tutti hanno I apologize, but I'm going to speak in Italian. Everybody's got their own faults. But anyway, I'm going to try and be very concrete as a result. Uh, L'obiettivo di questa mia lezione è di far capire quanto in realtà l'Italia sia un paese che ha avuto una storia di uh, ragazzi e ragazze nere che hanno anche contribuito alla storia generale dell'Italia, ma che l'Italia li ha completamente dimenticati. L'obiettivo della mia lezione è di che l'Italia ha in fact had Uh, a history of uh, young and um, women and, and men of uh, different uh, different identities um, who have, in fact, been part of the story and the history of Italy. But Italy, in fact, has decided to definitely forget those people who weren't of uh, Italian descendants. Uh, in Italia in general, people think. Che esista una sola razza, una sola cultura e una sola religione. Eh, questa è l'idea eh, che ha imposto il fascismo eh, negli anni, soprattutto negli anni 30, convincendo gli che gli italiani erano, i veri italiani erano ariani, che si sa che vuol dire. comunque che la religione fosse la religione cattolica e che La cultura fosse una cultura italiana non ben definita. Um, in Italy, people tend to think or used to think that uh, Italy was made up of just one race, with one culture and one uh, religion. Uh, that was imposed especially during the 1930s by fascism, an idea that there was got across that Italy, in fact, was made up, the true Italians were made up of Aryans. And also the religion was only the Catholic religion, and the culture was italian of a rather vague and undefined nature. Questa è sicuramente una falsità. I nazisti non hanno mai creduto che gli italiani fossero ariani. Hanno sempre pensato che gli italiani avessero del sangue negro. Così dicevano. Infatti, uh, in fact this is uh, complete falsehood the Nazis in fact never believed that uh, the Italians uh, were in fact Aryan of Aryan race in fact they thought that they were of black race and they said so Anche quando gli italiani emigravano in America o in Australia non erano considerati completamente bianchi molti italiani erano chiamati black Italians And in fact even when Italians went and immigrated to uh, the US or Australia they weren't considered as being completely white Italians were very often considered as black Italians E sono molti gli italiani che sono morti linciati o bruciati dal Ku Klux Klan o perché neri o perché amici dei neri And there were many um Italians who were lynched or or burned by the Clucrats clan, either because they were black or the, because they were friends of black people. La domanda è: ma gli italiani sono bianchi o neri? So the question is are Italians black o white? Allora io uh, da quasi 15 anni studio la storia degli italiani e dei meticci uh, neri. Ma sono uno dei pochi che lo fa, quindi non esiste in Italia ancora un filone di studio che si occupa di storia, di recuperare le storie degli italiani neri. For the last 15 years I in fact have been involved and looked into the history of Italians and mixed blood Italians, but I'm really the only one who does so. Uh, there isn't really a a theme or a, a, a sort of um study which It looks into the history of these sorts of Italians it doesn't exist Quindi in questi nei prossimi 40 minuti io parlerò solo di italiani neri e vi faccio vedere qualcosa so, so in the next 40 minutes I'm just going to talk about black Italians and show you something about black Italians Allora la prima persona che la prima immagine che vedete è Alessandro De Medici This is Ale Alexander De Medici ed è un ragazzo meticcio perché la mamma era una ex schiava nera che si chiamava Simonetta. Uh, Alessandro de Medici, de Medici was of mixed blood, his uh, mother was a former slave called Simonetta. Lui del 1500. Born in uh, 1500. Ed è diventato. 1500, yes, 1500. Yeah. Ed è diventato duca di Firenze, primo duca di Firenze. And he became the first duke of Florence. Eh, subito dopo, ok. Questo è sempre nel 1500. Again in 1500. È Benedetto il Moro. This is the Moor. È un santo. Diventato santo nel 1807. He a saint, a saint in 1807. Ed era nato in Sicilia, figlio da due schiavi, etiopi. La, la cosa interessante è che uh, per, la, per le regole. Della, dei francescani, lui era francescano, le regole degli ordini religiosi i neri non potevano diventare uh, preti. infatti uh, Benedetto lavorava o come cuoco o come portiere del portiere d'ingresso And um Benedict in fact Benedetto he worked either as a cook or as an usher Però anche se aveva questi ruoli molto mondani faceva molti miracoli But he had this very uh if you like of the um sorry uh, jobs of the earth or very sort of ordinary jobs but in fact he uh, did a lot of miracles sia durante la vita che quando dopo la morte. Uh, both in life and after death. E la cosa curiosa è che lui è diventato il santo protettore, prima di tutto, degli schiavi neri. Specialmente a Bahia in Brasile. E adesso cerco di andare più aggiornato, più, uh, in tempi più recenti durante la storia d'Italia. To ok. E voi conoscete un po' Garibaldi? Do you know about Garibaldi? Eh, C'era un gruppo di uh, soldati che, con Garibaldi, garibaldini, che erano neri. Infatti Garibaldi aveva un gruppo di soldati neri nel gruppo dei Garibaldini, come eh, Quando Garibaldi eh, è partito in quella che si chiama la spedizione dei mille, cioè con mille persone dalla Liguria per andare in Sicilia, in quei mille c'era un ragazzo nero. And when Garibaldi left from Liguria uh, to go to Sicily in the famous uh, expedition of the 1,000, he took 1,000 men uh, down to Sicily. There was in fact one black lad. Si Berio. He was called Emanuele Berio. Ed era nato in Angola. And he came from, was born in Angola. Come è a, uh, in Italia non si sa. <laughs> uh, We don't know how he actually arrived in Italy. Questa invece è la fotografia, <clears throat> si chiama Enrico Bramadio. This guy è chiamato Enrico Bramadio. E ha combattuto con Garibaldi nel 1866 nel nord Italia. Durante la guerra per, per unire l'Italia, nel 1850, uh, insieme a Garibaldini c'era un esercito, l'esercito dei Savoia. Uh, during the, uh, the wars to. Uh... Unitedly for the unification of Italy in 1850 uh, the Garibaldini uh, group were in fact um, assisted by the Savoia army the, the army of the Savoy monarchy there e uh, c'era lui and this guy was a member of the army che si chiama Michele amatore. Il s'appela Michele Amatore. Ma il suo vero nome è Soliman ed è un ragazzo sudanese. Ma il suo real nome was Sullivan and he was from Sudan. È stato comprato, li, comprato al mercato degli schiavi in Egitto da un italiano e portato in Italia. He was but in ungiptian market as a slave by unitaliano an and brought in Italy. Battezzato, diventato cristiano e cambiato di nome col nome italiano. Lui è importante perché è un ufficiale, è un capitano molto famoso. Uh, Amatori è molto importante perché era un capitano molto famoso. Vedete, ha molte medaglie. Lots of e si racconta che lui veniva sempre mandato in prima linea contro gli austriaci.

con l'occhio perché sempre in prima linea, quindi era più facile. And infatti Michele Amatore career because he got a saber slash across his face uh, and that put an end to his career però, però Michele Amatore si è sposato con una ragazza bianca di Milano. Um, married, however, Milan. E nessuno ha pensato che fosse un qualcosa di negativo. And nobody thought that that was anything wrong, uh, Nel paese di Michele Amatore, che è un paese vicino a Alessandria, è stata messa una lapide che ricorda il grande capitano Nero. Nel 1938

This lady is called Bakki Bakita. Akita, o fortunata. Oh, otherwise uh, the lucky one. Ed è importante perché è la l'unica santa nera nella religione cattolica. And she's important because she's the only black saint in the Catholic religion. Anche lei una ragazza che viene da stata uh, liberata da in uh, Sudan. She was freed in Sudan. è stata portata in Italia da una famiglia uh, italiana was, uh, Italian e ha iniziato in realtà facendo la, la badante quello che oggi si dice ed era molto piccola molto, ancora molto giovane quando è arrivata in Italia la famiglia L'italiana decide di rientrare in Sudan per un periodo. Uh, the to go back to Sudan e porta Bakita dalle suore. And so took to the nuns. Quando torna la famiglia italiana a prendere Bakita, um, Bakita dice che vuole rimanere con le suore di Venezia Era, stava a Venezia. Uh, she was in Venice and when the family came back they decided she decided that she didn't want to go back she wanted to stay in the nunnery. La famiglia italiana chiede invece che è sua proprietà e quindi la rivuole indietro. And the Italian family claimed her however as her property and wanted her back. Questo nel 1895 su per giù. And this is about 1895 interviene un giudice per dire che in Italia non esiste la schiavitù quindi lei poteva rimanere con le suore. And in, could stay in the Bachita rimane in Italia fino a quando muore nel 1937. Uh, she in Italy until she died in 1937. E la cosa importante è che lei ha lasciato un'autobiografia che ha scritto nel 1911. E la prima autobiografia di una persona, di un'italiana nera. And that's the first il problema di Bachita è che lei non parlava italiano, ma solo veneto. She didn't speak Italian, she only spoke the e anche lei, come San Benedetto, faceva solo lavori umili, faceva anche lei la cuoca e faceva la portiera. Però anche lei ha fatto i miracoli e quindi è diventata santa. But she uh, was attributed many miracles as well, and so she became a saint. Allora. Uh, in realtà in Italia uh, tra il 1850 e il 1880. Uh, in Italy, um, 1850 and 1880 sono arrivati dall'Africa almeno 1000-1500 bambini o bambine africane. Um, that period, at least 1, 000, 1, African children came to Italy. Perché uh, alcuni religiosi pensavano che era il loro compito di andare in Africa, comprare al mercato degli schiavi dei bambini e portarli in Italia per fargli uh, un'educazione per farli istruire. Uh, because it was the belief of many people of religious orders that their task was to go to Africa to buy young um African children to bring them to Italy to educate them. L'idea era quella poi quando erano diventate più grandi questi ragazzi e ragazze di riportarli in Africa insieme ai missionari per facilitare l'evangelizzazione. And the idea was that once educated they would be taken back to Africa with the missionaries and that would help uh, the missionary service to spread in, in Africa. And they were called the uh, slave masters of uh, God, these uh, religious people who went to Africa to um, so called free the African children. Uno solo di loro si chiamava Olivieri ha portato in Italia 800 ragazze. And just one of these religious people in fact brought 800 children to Italy for that reason. E venivo portate o a Verona o a uh, Palè o a Napoli. And they were taken either to Verona o to Naples. Queste sono ragazze di Verona. Don Mazza, nome, oh, Don Mazza è il nome del religioso che le uh, aveva la, la casa dove le ospitava. And the, these people are from these are from Verona and Don Mazza is the uh, the priest that um that had that house that where these children were kept. Uh, erano molto bravi a studiare. And they were very good Facevano anche dei lavori di ricamo molto ricercati. And they embroidered very well indeed. Altre Molte di queste ragazze sono poi diventate delle suore. Many of these young girls then nuns. Quasi tutte sono di origine sudanese. And all of them are from the Sudan. Una di queste suore è diventata anche abbadessa, cioè la responsabile di un convento. E' in fatto became an, an in other words il head of a convent. È importante qui, quindi i maschi neri nell'esercito, okay? Le donne nere nelle suore, come ordini religiosi. So the important thing uh, to get across is that the, uh, the men, the black men, would go to the army, and the uh, black girls would then enter a nunnery, become nuns. And so that makes you think that the, in fact these were the two solutions whereby Italy. Uh, inserted or integrated these uh, black people into Italian society. Ok. Adesso andiamo avanti prima. Ok, questo. Allora, prima guerra mondiale. So now we're at the first world war? 100 anni fa. 100 years ago. L'Italia aveva quattro ufficiali neri. Uh, uh, Italy in the first World War had four black officers. Che non ci sono nei libri di storia. That just aren't in books. Ma questa persona si chiama Domenico Mondelli. Uh, but this Domenico Mondelli. In realtà è un etiope nato in Etiopia col nome Wolde Selassie. È il primo aviatore al mondo, nero. And he's the very first pilot, black pilot in the world. In altri paesi i neri non potevano guidare un aereo. Uh, in other country sc uh, black people were not allowed to, um, to pilot planes. Perché si pensava che non sapessero controllare le emozioni e gli istinti. because it was thought that black people couldn't control their emotions their instincts L'Italia non uh, credeva in queste cose And Italy didn't believe in that. E nel 1912 Mondelli prende il brevetto aeronautica And in 1912 Mondelli got his pilot's license. E combatte la Prima Guerra Mondiale. And he fought in the First World War. Qui è la fotografia del 1891, come si è scritto sotto. Questa è la fotografia del 1891. Quando viene portato dall'Etiopia in Italia. Uh, when he was from to, to Italy. viene portato da questo signore. He was by this man here. che noi non sappiamo se è il padre o no. E non sappiamo se in effetti era Domenico's father o no. Ma è un signore, un bersagliero, un militare che viveva a Parma. Uh, he was a military man, a bersagliere who lived in Parma. E quindi uh, Domenico cresce a Parma in una famiglia benestante. And therefore Domenico was brought up in a fairly well-off family in Parma. Lui diventa italiano perché il Viene uh, mandato all'Accademia Militare. He became an Italian because he was sent to the Military Academy. E la legge italiana diceva che potevi diventare italiano se tu eri disposto a morire per l'Italia. And the Italian law says that you can become an Italian if you are prepared to die for your country, Italy. Non era importante il colore della pelle. And so the color of one's skin was not important. Mondelli diventa un maggiore. nell'aeronautica. in the, nell the uh, Quell'aerei sono gli aerei molto famosi. In Italia si chiamano Caproni. Sono i bombardieri. Uh, these, these planes that you can see are called Caproni, and sono bomber planes, very famous in Italy. E nel luglio del 1917. Mondelli è tra nei gradi la decima al de, al decimo posto come gradi superiori. And in July 1917 Mondelli in Enfield was 10th in the ranking of uh, titles and positions in the armed forces. Ma di colpo viene mandato via dall'aeronautica. But just suddenly he was then uh, sent away and he was expelled from the armed forces è mandato a combattere in prima linea con i bersaglieri. And he was sent to the, the army, to in the La domanda è perché viene mandato via dall'aeronautica? And the is why was he sent away from the, the air force? E la risposta è abbastanza curiosa, più difficile la traduzione penso, è per gli eccessi successi per gli eccessivi successi femminili che davano fastidio a pezzi grossi bianchi. And the uh, the thing was for excessive success with women that in fact got at the nose of uh, big guns and big noises. Quindi è vero che gli aviatori av avevano un grande fascino verso le donne italiane. It's true that pilots in fact um hold a lot of fascination for Italian women. Ma non avevano difficoltà ad accettare che l'aviatore fosse nero. Uh, no Qui la domanda è, ma allora quando in Italia il colore della pelle diventa un problema? A black a problem in, Italy? in genere nei, nei libri di storia si dice che il problema arriva nel 1935-36 quando l'Italia occupa l'Etiopia. Uh, usually the history books tell us that the problem arose of being black in 1935-36 when Italy in fact invaded Ethiopia. In, invece dai miei studi nasce prima. But for my studies uh, this problem appeared before. E Domenico Mondelli è probabilmente Uh, uno dei primi ad essere discriminato per il colore della pelle. And uh, Domenico Mondelli, is probably one of the first to be discriminated against because of the color of his skin. Lui finisce la prima guerra mondiale con diverse medaglie: una medaglia d'oro, due d'argento e due di bronzo. Uh, in fact, he um, ended the war, Domenico Mondelli, the first world war, with a gold medal, two silver, and two bronze medals. E' anche invalido, ferito dalla guerra, quindi una persona che ha combattuto pienamente la prima guerra mondiale. E nel mil... il suo grado è tenente colonnello. And he was um, a, lieutenant he ended the war as a lieutenant colonel. Ma nel 1925 il fascismo decide di bloccare la carriera. Di but in 19 hundred twenty five the fascist regime decided to block his uh, stop his career. Probably because they didn't want um, somebody in high ranking black person in the armed forces. Ma Mondelli è uno molto duro. Ma Mondelli was uh, very tenacious. Tenacious. E Quando il fascismo gli blocca la carriera, lui per tre volte porta Mussolini in tribunale. And when uh, his tre was stopped, three times he took Mussolini in to court because of it. E stranamente, per tre volte vince Mondelli. And ma ogni volta che vinceva, il fascismo gli diminuì, lo metteva in congedo, lo allontanava. Non, non, lo faceva più, non gli faceva più portare la divisa. Won, regime, in fact, either, um, rest, a, whatever, a Probabilmente Mondelli era fascista? Very Mondelli was a fascist. Ma nonostante questo, il fascismo non voleva che lui e gli altri tre ufficiali portassero la divisa. Fact, uh, Quando lui vince la terza causa contro Mussolini nel 1936 e capisce però che a quel punto il fascismo ormai è diventato anche molto più razzista nei confronti dei neri At that point that had more, uh, e mm. quindi si ferma And so ma quando finisce il fascismo lui vince la causa gli viene riconosciuto il grado di colonnello So, and um, when the fascist regime was ended, he was recognised uh, in his ranking as a, a lieutenant colonel. E muore nel 1974, con il grado di generale di corpo d'armata. And he in fact uh, died in 1974 with the rank of uh, general of an armed corps. Che è il grado. Which is the maximum ranking. Forse Mondelli ha avuto un, un aiuto dalla massoneria Mondelli perché Mondelli nel 1912 è entrato nella massoneria perché la massoneria ha sempre aperto le porte senza distinzione di colore della pelle. Because the uh, Freemasonry has always opened its doors to anybody, uh, whatever the color of their skin. This is Mondelli. This is him. Okay. Adesso fare il passaggio dove sta l'aiuto. Lo sapevo che ti chiamavo. Quello di gli Acovacci. Ah okay. Allora, questa è un'altra storia, this is story. molto importante, perché è la prima storia di cui siamo sicuri che c'è una discriminazione. Questo bambino è, si chiama Leone Iacovacci. Questo piccolo uomo si chiama Leone Iacovacci, che è il suo vero nome questa volta. E è il suo vero nome. E nasce nel 1902 in, Congo. And he was born in 1902 in Congo. Lei è la mamma, Zibu Mabeta. She was Ma ed è abbastanza ricca, una, si dice una principessa col boy che regge l'ombrello. And she was fairly rich. They say she was a, um, a princess. You can see there's um, a boy who is holding up an umbrella for her. papà uh, un Romano, un italiano di Roma. The father was uh, an Italian from Rome. Che lavorava in Congo per Leopoldo II del Belgio. And uh, he worked in Congo for uh, Leopold II, the king of Belgium. Nel 1905... Porta il bambino in Italia. And he brought his child in 1905 to Italy. In genere, invece, gli italiani, i bambini medici li lasciavano in Africa. Questo è il papà, uh, una tradizione italiana antica. Voleva far vestire i bambini anche con i vestiti da femmina, da donna, in uh, old Italian uh, tradition is to dress even male children as little girls, e queste fotografie. Mh, Leone non ride mai, and in questi fotografi, Leone ne smiles. Probabilmente si sente anche solo, perché la mamma è rimasta in congo. Probably because he felt very alone, because his mother in fact had in Congo. Questo è con la cugina. This is with, uh, his Qui gli fanno fare l'africano per forza. And here they make him be an African. E lui non ride. And he still doesn't smile. Questo è lui con i parenti uh, di Roma. This is him with his Roman in realtà quando lui arriva a Roma e viene dato ai nonni. I nonni scappano da Roma e vanno in un paesello vicino Roma, quasi per paura dei pregiudizi. And when he is taken to Rome, in fact he's put in the care of his grandparents uh, who in fact leave Rome very hurriedly to a, a very small town outside Rome, probably uh, because they were feared they were fearful of, of uh, prejudice and discrimination. Quando però la nonna muore nel 1911 viene messo in un uh, collegio dei salesiani. Lui è il fratello Aristide, And that's, uh, the brother, Aristide che è tre anni più piccolo. Who's three years, uh, his Ma uh, Leone non vuole stare in collegio. But Leone did not want to stay in college. E scappa sempre. And he kept on uh, absconding, e escaping. Fin quando nel 1916 decide di scappare fino a Taranto, nel sud dell'Italia. And in 1916 he decided to um, go to Taranto, which is in the very south of Italy. E dice di essere un ragazzo di Calcutta. and he says that he's a boy uh, come from calcutta e viene imbarcato con una nave mercantile inglese and he uh, gets a job he goes on to a uh, merchant navy ship of the british navy dopo due anni che fa il mozzo in queste navi and after two years uh, working as a, a boy on this merchant navy ship arriva a londra sbarca a londra e ha cambiato l'identità, si chiama John Douglas, Walker, he calls John Douglas Walker ed è nato nel 1900 e nel 1900. Questo perché lui ha 16 anni in realtà dice che ne ha 18. 18 e può combattere con gli inglesi. And that that he can fight in the Russia, prima guerra mondiale. Below sotto c'è scritto John Douglas Walker, D. D. You can see his uh, name, John Douglas Walker. Eccolo qui. Walk. Senza cappello, lui? E lui combatte in Russia. And he is sent to the Russian front. Quando tu finisce la guerra si racconta che un giorno mentre camminava lungo il Tamigi Uh, at the end of the war um, the story goes that he was walking along the Thames one day e un organizzatore di pugilato gli chiede se che gli serve un nero per combattere. And um, a fighter an organiser of fights, um, boxing, is, uh, said that he wanted to have somebody who was black to be a boxer. Perché al, nel 1918 19.

And Leone Leone che you know he wasn't a boxer Ma lui l'organizzatore dice hai fatto a pugni nella vita dice, sì allora vieni a combattere And uh, the organizer said well, you, you fought all your life so definitely you can fight in the ring E Leone vince non solo l'incontro ma vince tutto il torneo Leone, fact, fight, E uh, decide di fare il pugile professionista And he decided to become a professional boxer Eccolo qua. Sulla Jack Walker si chiama quando il pugile. Jack in Inghilterra abbast diventa abbastanza forte And he well in, well in ma scopre che un nero non può diventare campione nazionale. He black could not the allora lui che è un grande inventore So he, you know, is somebody who invents a lot. Decide in Francia, decided to go off to France. E di and become an Afro-American. Afro because in France at that time, the Afro-American uh, uh, boxers were paid a great deal. Il periodo che si chiama Negrofilia in, in Francia. And it's a, a period that was called uh, Negrofilia, the love of black people. Dove c'era yeah. Josephine Baquer, uh, Jack Johnson. That was the era of uh, Josephine Baquer and uh, Jack Johnson. There was a great uh, people were very much enamored of black people. E nel 1922 viene chiamato a combattere in Italia. In 1922 he was called to fight in Italy come afroamericano. As an afro-American. Ma durante l'incontro cioè tra un round e l'altro uh, lui chiede in inglese al secondo si chiama l'assistente dell'acqua. Uh, he asked in English uh, to the assistant, the one who should hand out the water. L'assistente non uh, è distratto. The assistant in fact wasn't e si sente allora questo, in questo palazzetto, si sente questo ragazzo nero che urla in romano: sbrigate, dammi l'acqua. Allora. And in this, uh, hall, you, you, um, you hear this uh, black guy saying perfect Roman dialogue: you know, hurry up and give me some water. But allora, in, in tutti chiedono: ma come mai un nero parla italiano? E lui fa un po' quello del coming out: dice: Non è vero, io mi chiamo Leone Iacovacci e sono di Roma. La federazione di pugilato, però, dice noi non ci crediamo. But the the didn't him. E allora lui fa una cosa: l'unica cosa che poteva fare. Decide di sfidare tutti i pugili europei. So he did the only thing that he could do. He decided to uh, challenge all European boxers. Sia nei pesi medi che nei pesi medio massimi. In due categorie di peso. Both in the middle weight and uh, uh, the middle um, top weight. Ed è una cosa difficile. And that was a very difficult task. Ma lui vince sempre. But he won all the time. E diventa campione virtuale europeo dei pesi medi e dei pesi medio massimi and he became, in fact, the virtual champion, european champion of the middleweight champ, champion um, boxing and the uh, medium and maximum weight top weight. E a questo punto una cosa molto italiana. and then something, you know, very italian happened. I Romani e I tifosi di uh, the romans and Yakovacci's uh, fans. gli danno la cittadinanza romana. Gave him Roman citizenship. E con un fare molto, diciamo, da sbruffone, non so come si è sbruffone, mm -hmm. arroganti sfidano i milanesi. And with a great deal of effrontery uh, or, or arrogance, in fact, they challenged the people from Milan. Se avete coraggio, mandate il più forte dei vostri contro il più forte dei nostri, che è il Leone Iacovacci. You know, Iacovacci. I milanesi prima fanno un po' finta di niente, come al solito, dopodiché alla fine i tifosi di Leone, Leone era, era molto molto amato, Um, at the end, in fact, the, the Milanese sort of pretended they didn't, didn't hear, um, lent a deaf ear, but at the end, Leone, who was very much loved by his fans, for example, when he arrived in Rome, there were at least 500 people waiting at the station to greet him. Non era un di della pelle. So there again, it was not a problem of the fact that he was black, the color of his skin. Lui era l'eroe di Roma. He was Rome's hero. Alla fine i milanesi devono fare l'incontro. So e il 24 giugno 1928, June, 1928 viene organizzato l'incontro tra Leone Iacovacci contro Mario Bosisio di Milano. Uh, the fight was organized between Leone Jacovazzi and uh, Mario Bozizio, who is from Milan. E quell'incontro è molto importante perché vale il titolo europeo. Uh, it was a very important fight because in fact at stake was the European title. L'incontro viene organizzato nel il fascismo. Questo, scusate, il fascismo decide che questo incontro è, è importante perché ci sono due italiani che si combattono e quindi è la dimostrazione che la razza italiana è fortissima. And so the, uh, the fascist regime had decided that this was really going to be a very important fight because there were two Italians fighting one against the other and therefore that the Italian race in fact was predominant. organizzato nel più grande stadio di Roma all'epoca, si stadio nazionale. And the fight was organized in the largest uh, stadium at the time the Stadium. I gerarchi fascisti si mettono tutti nelle prime file intorno al ring. D'Annunzio uh, dice vengo anch'io a vedere questo incontro così importante. And even Viene organizzata la prima radiocronaca per la radio in tutta Italia e anche in, uh, in Svizzera. And in fact, the uh, radio presentation or, or the, the radio um, following of this match was organized for the whole of Italy and also uh, over to Switzerland.: e viene anche, uh, ripreso tutto l'incontro per poi riprodurlo in tutti i cinema italiani. And uh, it was filmed so that it could be shown in all uh, theaters in Italy afterwards.: L'incontro Lo Vince Leone Iacovacci And the fight was won by e litalia quindi ha un ragazzo meticcio campione d'Europa. Prima, prima di Leone Iacovacci solo un ragazzo nero era diventato campione del mondo francese, franco-senegalese, che si chiama Batlin Sighi. And before that, uh, one button CD was the only black person who had a title, and he was french uh, half french, half senegalese but two days after winning the fight, the uh, paper The Gazzetta dello Sport dice non può essere un nero a rappresentare l'Italia." Uh, came out and said "A black person cannot be cannot represent Italy. E Leone finisce la carriera. And uh, with that, Leone Iacovacci finished his career. And the question therefore is, in 1928, why was it that a black was not considered as being uh, representative of Italy? E questa domanda non è stata data ancora risposta. No has, has yet been given to that Vi faccio vedere velocemente. Leone Iacovacci ha una sfortuna in più. Was even on count, perché durante un incontro per difendere il titolo title, viene colpito in maniera scorretta con il pollice si chiama la polliciata che in inglese non so proprio come lo dite e viene colpito così uh, was, um, il pugilato il pugno deve essere sempre attaccato al, il pollice sempre attaccato al pugno così è scorretto ok he was given uh, he, was, he was hit in the eye with the, with the thumb and in fact in boxing the boxer always has to keep his thumb uh, tightly in his fist so it was um, a It was a blow that was irregular. G: E quindi lui gli perde la retina.: And, and uh, it caused detachment of the retina. G: quindi non più quando combatte, vedo con un occhio solo. So when he fought, he, he, only, he only had one eye.: Vi faccio vedere velocemente, we'll se no, non faccio in tempo le fotografie. Poi qualsiasi domanda la facciamo dopo. G: go through the photos, but if you want to ask any questions.

Uh, il fasci fascista regime ha uh, fatto qualcosa di molto uh, specifico contro Iacovacci. Taglia il filmato della vittoria di Iacovacci. Per cui non c'è nessuna immagine con lui con il pugno alzato da vincitore. Uh, and so, in fact, uh, they, they cut away the film and there's absolutely nothing left, no uh, frames left of him raising his hand in victory. La radiocronaca viene cancellata. And uh, the radio report, in fact, was wiped out. E il filmato tagliato che va nei cinema, italiani, and the, the cut film that, in fact, was shown in Italian theatres viene presentato da Mario Bosisio. was presented by Mario Bozzio the opponent Che va in giro con la mamma, molto italiano. And he went around with his mother, very Italian. E dice ho vinto io. And said, you know, I won. Okay. Queste sono è molto, questa è molto bella come fotografia, vi fa vedere quanto <coughs> i, ragazzi, i ragazzi romani volevano farsi fotografare, il selfie di una volta. These the selfies of the yesteryear. You can see how popular he was. Roman people wanted to be photographed with him. Qui è quando diventa un po' più anziano. E fa il wrestling. And he became a wrestler. Lui ha l'occhio, giusto una curiosità. L'occhio destro in realtà è trasparente. Ma lui ha a tutte le fotografie, ha rifatto l'occhio finto. But in fact, he touched up all the photographs to uh, make it look real. Questa è la figlia. Questa è la autor. Lui quando va via dall'Italia, va a vivere in Francia e fa l'operaio. Then he went to France e he became un ordinar worker. Ma quando i nazisti entrano in Francia. But then, when the Nazis invade, invaded France, Lui torna He became British again. E scrive, <coughs> scrive a Londra per dire, "Io sono Jack Douglas Walker e voglio combattere in Francia.": And uh, he wrote to London and said, "I'm Jack Douglas Walker. I want to uh, fight in France." E da Londra gli dicono, si rivolga di Parigi. And they tell him from London to go and uh, approach the paris office. but in paris the nazis had already invaded paris. but he succeeds in uh, again becoming um, part of the british armed forces. E Torna in Italia come John Douglas Walker dell'Esercito di Liberazione Inglese. And he comes back to Italy as part of the um, liberation British army to Italy as John Douglas Walker. Adesso queste sono le fotografie questo è il fratello. Questa è l'unica fotografia non ritoccata. This is the only uh, photograph when his eye has not been touched up. Ma in broglia dice il falso su dove è nato but he uh, commits a falsehood as to where he was born era fatto così va bene that was he was just a raconteur he told stories okay muore nel 1983 and he died in 1983 quando io ho iniziato a fare le ricerche su di lui when i started researching you see di di puggilato era ancora chiamato John Douglas Walker, Jack Walker, afroamericano. He was uh, still called John Douglas Walker, Jack Walker, Afro-American. Uh, afro That was what he was called. E io sono riuscito a ricostruire la sua storia. I was able to reconstruct his story. E questo in Italia è difficilissimo fare ricerca. And in Italy by the way it's very difficult to carry out research. Ma io ormai io sono una sorta di rabdomante dei parenti dei black Italians. Um, like che uh, uh, E ho trovato la figlia di Leone uh, Iacovazzi. che viveva in un paesino verso il lago di Garda. E viveva in una città vicino al lago di Garda. Lake. Lei north. è una signora molto timida, molto uh, come dire molto a modo si dice in italiano. Uh, she's a very shy sort of very uh, composed lady. E quando sono arrivato a trovarla, stato, lei mi ha invitato a pranzo per mezz'ora ho detto suo padre, è la persona più grande, lei mi guardava un po' così titubante. And uh, you know she invited me to lunch and then I was very enthusiastic about talking about her father and she was a little bit intimidated. Poi mi ha detto un attimo, scusi un attimo, è andata in garage. Ed è tornata con una scatola così grande. And she came back with a box this big, con tutti i documenti del padre. With all her father's documents. E quindi mi ha dato i miei documenti, ha mi detto questi sono suoi, faccia lei che vuole, quello che ne vuole. E solo lì gli ho trovato tutte le identità diverse che aveva, se no non era possibile fare ricerca. And she said, you know, they're yours, do what you will with them. And it was only thanks to those documents that I was able to find all his identities. Otherwise it would have been completely impossible. But in exchange I found the grave of his grandfathers. E siamo... Lei mi ha lasciato tutto il materiale a me... E io ogni tanto porto i fiori alla tomba del papà di Leone Io. And every now and again I take flowers to the grave of Jacobacci's father. Devo tornare a quegli altri? Quanto. Ci abbiamo? vado veloce Quanto tempo ancora? 5 minuti sì sì Cinque minuti. Allora, siccome sono andato molto avanti. No, quell'altro ok Adesso vado molto veloce, ah, mi spiace. Ma quickly. Vi faccio vedere. Allora. Uno dei problemi del fascismo? One E fascism che c'erano anche meticci morti uh, nell'esercito fascista. Was that uh, some people of mixed blood in fact had died um, When they were part of the Italian fascist army. Il fascismo ha riconosciuto tre medaglie d'oro a dei Metici. And fascism, in fact, gave three gold medals to people of mixed blood. Ma ha riconosciuto i Metici solo dopo che sono morti. But only after they died. Lui si chiama Maggio Roncay. This guy is called Maggio Ronchei, È un carabiniere. And he's a carabiniere. Ed è morto in. Uh, è nato in uh, Congo come Leone Iacovacci. Like ed è morto durante la, prima guerra la seconda guerra mondiale nel 1940. E in 1940 durante la Second World War. Questo è il, invece. c'erano anche i neri metici tra i partigiani. And also there were black people or people of mixed blood among the freedom fighters, the partigiani. Lui si chiama Alessandro Sinigaglia. And this guy is called uh, Alessandro Sinigaglia. Ed è nato a Fiesole. And he was born in Fiesole. Mamma è una signora uh, domestica afroamericana della famiglia Smith. And uh, the mother was a, a servant uh, in the family Smith arrivati nel 1899 a Fiesole and they came to Fiesole in 1993 1893 I beg you pardon e il papà era invece un ebreo and the father was a Jew e lui era un comunista and he was a communist il libro ho scritto si chiama Nero ebreo comunista. And the book I wrote is called Communist. <laughs> e ci sono dei comuni che dei comuni che quando presento il libro fanno così. And when I go and speak to certain municipalities and I told them about the book, you know, they're quite, they're quite uh, lui nel 1926 era un dirigente del Partito Comunista clandestino. And in 1926 uh, he Senegalia was one of the uh, communist parties uh, underground if you like leaders Scappa in Russia And then he had to uh, flee to Russia Si forma nel, uh, con il Partito Comunista Russo. And he got with the Party. Poi a in, uh, va a combattere in, in Spagna nella guerra civile spagnola. E poi uh, in Spagna Civil War. Uh, questa è la fotografia quando la Repubblica perde la guerra

Uh, when they the camp, they take any e non potevano portare, dovevano svuotare le tasche della Terra di Spagna, che si erano portati dietro. And they had to empty their pockets of the uh, Earth of Spain uh, that they had in, in their pockets. Come vedete invece, Leone Iacovacci e i suoi quattro amici non si tolgono i fazzoletti. Che non si tolgono il fazzoletto, okay, sono they, molto. Yeah, their, uh, they, they their, their poi lui viene, viene uh, mandato al confino a Ventotene, poi quando cade il fascismo viene nominato comandante politico e militare di Firenze. viene ucciso nel regime fell, he was banda uh, as the uh, political commander of uh, this area of Florence. Viene ucciso nel del 44, And he was killed in February 1944. Dalla banda, banda neonazista. and it was uh, called by a, a band called a band, uh, the Band of uh, Charity, it was a fascist squad. Mentre lui era in un locale centro di Firenze. And he was killed when he was in um, a place in the center of Florence. Aveva portato I soldi alla matrigna anche ebrea. Uh, also because she, he took money to um, his stepmother who was also Jewish. Siccome era un comandante, il Partito Comunista non voleva mh, che portasse i soldi alla madre. Perché non si doveva esporre, far vedere troppo. E forse per questo lui non ha avuto la medaglia d'oro, ma solo la medaglia d'argento. And as he was a commander, uh, the Communist Party didn't want him to take money to his uh, stepmother. Esporre, Because he shouldn't, you know, show his face too much. Per And perhaps that's why he didn't get a gold medal, he only got a silver one. Questa è la fotografia della polizia. This is the, uh, Quando lui era in Francia, ha chiesto a un certo punto all'America di prenderlo, liberarlo e portarlo in America. Ma poi il Partito Comunista gli ha detto che doveva rientrare in Italia. But then the Communist Party told him that he had to go back to Italy. Questo è un ragazzo. Si chiama Giorgio Marincola. This uh boy is called Giorgio Marincola. E papà italiano e mamma Somala. Uh, father was Italian, mother, uh, Somalian. Mm, nato in Somalia. Born in Somalia. Medaglia d'oro della Resistenza. And he got the gold red uh, medal of the resistance. Sto per chiudere. Eh? <laughs> Done. Un fenomeno importante che c'è stato dopo la fine del fascismo An after the fall of fascism, sono i figli di, italo, di Afro soldati afroamericani e donne italiane. In Italia erano con, non erano considerati delle dei, dei ragazzi normali, diciamo così. In Italy they as sono cresciuti con molti uh, pregiudizi. And they grew up by Però tre di loro sono diventati abbastanza famosi. Ma nessuno ha mai rivendicato l'avere un papà nero. But in fact, none of them claimed the fact that they had a uh, black father. Questo si chiama Giacomo Pozzi. This person is called Giacomo Posi. And this is the first person of mixed blood who was part of the Olympic team, Italy's Olympic team. Nel 1968 e 1972. In 1968 and seventy-two. Lui è James Senese, forse è quello che conoscete di più. This is James Senese, perhaps you, perhaps you know him. Un uh, musicista. He's a musician. E anche lui è figlio, il papà è un afroamericano e la mamma era napoletana. And his father is um afro-american, madre è Naples. Lui racconta una battuta molto divertente che fa e che è stato, era stato invitato a suonare a New York. Uh, ad Harlem lui, come me, parlava solo napoletano, però, And, uh, he just spoke Neapolitan dialect. e molti afroamericani parlavano con lui. Um, and many Afro Americans were speaking to him at that time. E non capivano perché lui non sapeva parlare inglese. And they couldn't understand why he couldn't speak English. E quindi era um, so here he, if you like, speaks, feels Italian, but there he was trying to feel Afro American.

afroamericano e mamma italiana. And this is again, his was his was Italian. Ed ha vissuto tutta la discriminazione molto violenta a scuola e anche dopo. And he, um, very harsh both at and Fino a arrivare a essere rinchiuso in manicomio. E lui dice tutto questo perché ero nero. E ha tutto questo black. Poi è diventato negli ultimi anni è diventato attore, e quindi è rimasto molto arrabbiato lui. un ma ha lot of anger in him. Questa è l'ultima fotografia, Questo non è un ragazzo italiano, ma è, è un ragazzo sudafricano. South lad. He's not E si chiama Jerry Maslow. And è stato. Uh, lui è stato ucciso in Italia nel, 1800, nel 1989. He was in Italy in 1989. E per molti italiani è la prima vittima del razzismo italiano. E per molti italiani è la prima vittima dell'Italia del razzismo. <coughs> Dopo la sua morte è stata organizzata la più grande manifestazione contro il razzismo in Italia. Death, the, uh, protest, protest, in e l'ho voluto ricordare perché sono morti anche molti altri ragazzi, anche africani, anche italiani neri, dopo di lui. and i wanted to uh, recall his name because after that many afro-americans and also italian blacks have been killed, have died. but the protests, the anti uh, racial anti-discrimination protests have always uh, been uh, less uh, frequented and uh, not so frequent. Okay. <laughs> 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 no, yeah. Okay, no, so <laughs> <community. laughs> if anybody has an thank you, Mama, for a wonderful presentation. If anybody has any questions, um I just ask that you wait till you, the microphone arrives to you to ask it. Okay. <laughs> Thank you very much for your fascinating talk. Uh, you said uh, it's hard to, um, to say when it became a problem to be black in Italy, right? I was wondering if we can trace back somehow, to some extent, the seeds of this kind of attitude to. Um, Lombroso's studies and theories, and to the differences he introduced between southern Italians and northern Italians and in 1899 in the us there was this very famous book uh, published by um, ripley the races of europe in which he introduced a distinction between southern italians and northern italians right and this distinction was actually endorsed by the american immigration office and the italians became the only actually um, nation uh, for whom there was a distinction, right? Whenever they arrived at Ellis Island, there was an S written by the American Immigration Office to uh, the name of Southern Italians and an N to the name next to the name of Northern Italians. Southern Italians were Different from a racial point of view. They were black to some extent, right? And these theories, Lombrosian theories, became very popular in the US and they were endorsed by the American Immigration Office until at least the 1920s, right? In order to um, support the new uh, restrictions on the immigration laws. So I was wondering if we might find some seeds, maybe, in this early distinction between. Uh, southern Italians, Black and Northern Italians, White, introduced by Lombroso e his school of thought. Thank you. Okay. Sì, sì. Allora, non è Lombroso? È, no, no le, le, si chiama Giuseppe Sergi. Okay. It's not called Lombroso, it's called Giuseppe Sergi. Lombroso è stato il primo a scrivere un libro. Per far credere agli italiani di essere bianchi. Lombroso was the first person to write a book to uh, convince that, or to say that italians were white. Si chiamava il libro L'uomo bianco e l'uomo di colore. E il libro fu intitolato The Black uh, Man and the, uh, the, uh, the, the White Man. Nel 1875. In um, 1876. Ma. Five, Abegibbon. L'Italia è il primo paese ad aver perso la battaglia contro un popolo nero. A, uh, black ad Adua nel 1896. And this was in um, Adua, the defeat of Adua in 1896. E non può esistere un bianco che perde una guerra con un nero. Uh, uh, and therefore, you know, no white person or populace can uh, lose a war against a black gli population. Non essere and therefore the conclusion was that the Italians could not beat white. Uh, it's true that there is um, a theory of the distinction between northern and southern Italians. E gli antropologi italiani dicevano che gli italiani, soprattutto del sud, derivavano dagli africani. And un uh, italiano um, antropologist also held that people who were from South Italy um, came and descended from Africa. Gli, gli, gli Stati Uniti hanno preso questa teoria. The US took that theory. E ha adottata verso gli immigrati and adopted it and applied it to ma gli americani sono molto precisi But the are, uh, very e secondo gli americani il sud d'italia and according to the um, uh, us uh, the southern italians passava nel 45 parallelo uh, quindi il sud era da Torino in giù. So, so the sud started from Turin in the north and included the rest of Italy. Comunque è vero che c'è questa visione del meridionale come persona più scura di pelle. Ma non è stata mai accettata in Italia. This was never accepted in Italy. Okay, with some power. Thank you very much for your very interesting talk. I had a, a, a question first, but now I got interested in your answer, so <laughs> I will make another question. And um, uh, so, as you um, said right now, but also at the beginning of your talk, the identification of italians and black italians and the um, let's say the recognition that italy is something in between or might be something in between has something in between did this uh, have an impact on the perception of black people black italians in italy and even today because what i think that has not been fully explained that what was racism in italy what was it during, um, the during the second world war during the fascist regime but also what is it now i think it is not so uh, clear cut as it might be in other countries precisely because of the problem of the south la questione meridionale just l'ultimo allora, eh, eh, pezzo, allora, eh, C'è questa idea di un po' di mezzo no? del, dell'Italia, questa questione del, del meridionale che rende, fa sì che il, mm. il razzismo è un po' meno sì, sì. Eh, virulente. che sì, sì. Certo. Sono io, tutto è caso io il problema. No, sì. okay. yeah. Se se, ho se, ok, è chiaro. Nel senso, voglio dire, il, il razzismo in Italia, comunque la percezione del nero, è esattamente per il fatto di essere immersi in questa prospettiva nero-bianca, è un, come crede? È, un, è diversa? È differente come è evoluta? Oppure mh, come non è voluta dal, dalla prima guerra mondiale o dal regime fascista fino ad oggi? Sì, capito no, la questione meridionale. Luanzerivi come. Ipotesi. Sì, ne, proprio a causa di questa questione meridionale, ovvero di avere dei neri, tra virgolette, mm. dentro l'Italia, nella mia opinione ha creato delle ambiguità. Sì. Uh, idea is that because of this uh, southern Italian question that they, what are they black or white or so on this sort of created uh, a certain doubt or at least it the in Italy. That's the the essence of the sì, ha creato delle ambiguità, ma l'ha create sugli antirazzisti. It created ambiguity, but it created ambiguity among the anti racist uh, group. Uh, nel 1968. In 1968. In uh, Sanremo, tanto in attualità. In Sanremo. C'era which... una ragazza uh, Italo-Eritrea. Uh, c'era una a che era was italiana e half, Italian, half uh, eritreana il, il suo nome di d'arte è Lara St. Paul uh, she was called mm. Lara St. Paul che ha avuto un buon successo e si è diventata molto famosa Sanremo James Senese nel 68 ha vinto un altro festival importante di musica e quel musicista James Senese ha vinto un festival in nel 1968 quindi c'erano dei neri italiani So there okay. were Italian, black Italians then. We're talking 1968. Il giornale del Partito Comunista del uh, 1968 L'Unità. <coughs> molto attenta a quello che succedeva negli Stati Uniti d'America con uh, l'epoca legale Black Panthers. Uh, who, very, um, um, a States, black Panthers so Scrive Anche in Italia ci sono i neri. Uh, had a title, a headline. Uh, in Italy too we have uh, blacks. Due punti: i meridionali. And uh, there was colon: uh, southern Italians. So that is almost as if to say that even the people who are anti-racist did not really want to accept or even see black Italians as black. Io penso che il problema sia anche che i ragazzi la Rasenpolge emsenese non hanno mai rivendicato la negritudine loro. And I think also because the two things that we talked about in fact never uh, claimed or laid claim to the fact that they were part black. E questo è un segnale di paura di poter raccontare e diventare un qualcuno che dica l'Italia anch'io sono italiano. Uh, of, of to, Italian well, they're, they're so Il meridione è sempre stato un po' una scusa per parlare di altro. And uh, southern Italy, the southern Italian question has always been an excuse to talk uh, to deviate the nel 1960 esce un libro sui figli della guerra e lo scrive un, uh, un rappresentante del movimento cattolico molto importante e dice è bene che i bambini neri non vanno a scuola con i bambini bianchi. And this uh, member of the uh, Catholic Perché i bambini bianchi possono spaventarsi. Però c'era anche un neuropsichiatra che lavorava con questi figli della guerra. But there was also a neuro lavorava uh, who worked with these uh, children who were born of, uh, out of the war. Che diceva che l'unica possibilità per integrare questi bambini in Italia so e fargli crescere l'orgoglio nero was to in realtà grow in them the pride of being black. Questo rimane un problema oggi. And this a problem today. È possibile che un ragazzo nero italiano rivendichi di essere italiano e accettato? Uh, is it possible for a black person in Italy to actually lay claim to the, his blackness and still be an Italian? Adesso c'è un movimento, molto delle periferie delle città, di ragazzi neri italiani che rivendicano di essere soprattutto neri. And now there's a movement of foot, especially in the outskirts and the peripheral areas of big cities in Italy, of uh, black kids who in fact do lay claim to being black and being exclusively black.

È l'espressione un po' più avanzata di questo mondo, dei Black Italians. And the biggest or most important expression of this Black Italian movement now today. Sono soprattutto i rapper. especially the rappers. Gali, La Young, Maruego. Uh, Gali, La Young, sono loro che riescono a raccontare i problemi dei ragazzi di seconda generazione e

Non, uh, non ci sono molte autobiografie di ragazze e ragazzi neri Because italiani. There are, there Italian non ci sono rappresentazioni di ragazzi neri italiani in televisione. Mio figlio, che è un um, mixed, mi diceva, ma dove sto in televisione? And my, my son, who is of mixed blood, says, "You know, where am I? How am I represented in the on the television?" And I have anni della mia vita a vedere la famiglia Robinson. And I, in fact, watched Family Robinson for five years. Non rappresentazione. Uh, so blacks are not represented in, on a tele Italian television. I think the problem. In Italia quando un italiano vede una persona nera pensa che sia subito uno straniero. Uh, Italy, person, e pensa oggi che sia uno straniero sbarcato ieri a Lampedusa. And also today they see a black person they think that just come off the boat a uh, Lampedusa. O noi facciamo capire che c'erano i neri, ci sono sempre stati ed è stata forse L'Italia è un paese più aperto di altri nei confronti dei neri o noi non riusciamo a rompere questo pregiudizio. So either we really make an effort to uh, tell people that Italy always has had blacks, blacks and blacks have always been in Italy and also that Italy is perhaps more open than other countries or if we don't do this we won't be able to uh, break this barrier. Um, grazie mille per la presentazione. Um, il fatto che tu abbia finito con Jerry Maslow eh, mi ha fatto pensare, è successo 29 anni fa, no? nel 1989, e siamo al 2018. E ovviamente non possiamo non nominare macerate quello che è successo. E quindi ti vorrei chiedere tu, come magari a livello sociologico, anche: questi 29 anni <ride> cosa è successo? Il questo degrado politico culturale, come lo spieghi? La domanda è abbiamo finito con Jerry Maslow che è stato ucciso nel 1984 e ora siamo nel 2018 e la domanda è in questi 29 anni che cosa è successo? Come siamo come arrivati a una situazione che è than di quella è oggi? cosa è successo? Allora <coughs> io penso che Uh, questa è una legge che vale sempre per me per la storia sul razzismo uh, I there's, there's I il razzismo è molto capace a cambiare a prendere tutto ciò che tu dici contro il razzismo lo fa diventare razzista Racism is very capable of changing things, to, uh, taking what uh, people say uh, who are anti-racist and twisting it to, to, their, to their own purpose. Io penso che non c'è più razzismo di 20 anni fa. I don't think that the racism of 20 years ago exists anymore. Io sono della generazione che nel 1992 a Roma giravano dei pazzi chiamati Nazi skin. Uh, I'm of the generation that I remember in 1992 in Rome there were these crazy guys Nazi Skin around. Quindi diciamo che il problema è che secondo me è l'antirazzismo che va molto in crisi. The problem is that I think that it's the anti uh, racist groups that are very much in crisis and in difficulty. Io penso che l'antirazzismo in Italia è indietro di due, tre generazioni. I think anti-racism in Italy is lagging behind 2-3 generations. Uh, noi parliamo ancora molto di contro il fascismo. Uh, we still uh, talk a great deal about, you know, being against fascism. Da almeno 10 anni il problema in Italia è il neonazismo. And uh, at least in the last 12 years the problem in Italy is neonazism. E quindi devi sempre capire come si è trasformato il razzismo e quale è il razzismo che ha a che fare. So uh, changed, how, uh, per esempio, pochi conoscono che il, una delle forme più recenti di razzismo è il razzismo differenzialista. Che valorizza le differenze, non dice più che esistono le razze, gli uomini si dividono per cultura. In other words it's that uh, it's the cultural differences that race doesn't exist anymore, but rather insists on the cultural Le culture vanno difese fino in fondo. And, uh, that, uh, ma ognuno Deve avere la cultura a casa sua. But everybody has to have their own culture, but it has to be in their own home in their own place. Si chiama il razzismo del rispetto. It's called a uh, respect racism or, or racism of respect. Quando gli italiani migravano negli Stati Uniti uh, when the to the US, alcuni giornali scrivevano Some in fact... Questi said... poveri italiani che sono obbligati ad andare in giro con le scarpe e con il collo della camicia inamidato. Uh, their, their stiff, um, Loro che sono abituati a camminare a piedi nudi e con solo la canottiera. Uh, these italians who are forced into shoes, etc., they are used to going uh, bare barefoot and certainly not having a collar on their shirt. È giusto che in Italia. and therefore, it's only right these newspapers said that they go back to italy. Questo è un razzismo molto difficile da combattere. and this sort of racism is very difficult to fight. because the defense of differences is an argument of anti

Saying that this sort of cultural difference is rather like being natural, it's like race, it's something which is uh, instilled in one, it is a thing. E una cosa che la mia preoccupazione è che sta tornando anche il discorso sulla razza. ma non solo dai teorici del razzismo, ma anche da persone da amb ambienti che tu non te lo aspetti. Uh, but not the racism is coming back, not just from the uh, theorists of racism, but in quarters that you wouldn't imagine. Racconto un episodio semplice. Uh, one. Il mio compagno episode. di collega di stanza. Uh, okay. Yeah. Soffre di pressione alta. Um, my colleague who works in the same room as me he suffers from high blood pressure. Però è anche He's also a hypochondriac. e quindi legge il bigliettino che c'è dentro so he reads the, the, uh, in, the, uh, in italiano si dice bugiardino. And that's a bugiardino, which means, in fact, e Ci sarà it. un motivo. Il farmaco che lui prende contro la, la pensione alta si chiama Plaunac. Uh, the drug che takes against its high pressure, blood pressure is called Plaunac. Lo potete trovare su internet. Can find it on the internet. E dice: Se sei di razza nera, questo farmaco può non fare effetto. And the instruction says: if you're of the black race, this uh, drug may not work. E il mio collega ha detto Mauro, ma io di che razza sono? And my colleague said, you know, Mauro, what race am I? E se io fossi meticcio, che devo prendere? Metà pasticca? Eppure, se uno in farmacia ti dice se lei di razza bianca si prenda questo farmaco, tu probabilmente pensi che esistano le razze. Ovviamente pensi che la razza Ovviamente non esistono, ma la si chiama farmacologia etnica. Che serve per creare nuovi mercati? And it's uh, used to create new markets. Il problema è far credere alle persone che esistono ancora le razze. But the problem is that it makes people believe that race exists, that races exist. In Francia sono ancora peggio dell'Italia, secondo me. And in worse than I perché c'è scritto che questo farmaco non fa effetto se sei di razza di colore, che vuol dire tutto il contrario. Quindi questo è la, un pericolo: è la grande capacità che ha il razzismo di modificarsi e la difficoltà che fa l'antirazzismo a capire come rispondere. So the big danger is the ability of racism to change uh, and to change skin, but also the difficulty of anti-racist groups uh, to understand how to combat this, how to reply. Voi troverete sempre molti libri sul razzismo, racism, ma non troverete mai è molto difficile trovare un libro sulla storia dell'antirazzismo. Ma molto difficile trovare un libro sulla storia dell'antirazzismo. Altre domande prima? Altre domande prima? Other questions? Can we do one more? Okay. All right. Okay, well, thank all of you for coming out tonight. Um, I'll go ahead and invite you also there's to visit the website of BlackHistoryMonthFlorence.com. Um, I'd invite you to come back up. The date for Angelica's is the 20th on the twenty sixth. There's another lecture up here with Angelica uh, Peserini, who's up here with us right now, um, who will go even further with this conversation. So it's a, a great way to sort of follow up. And there's two exhibitions that open tonight, um, right now actually. Um, at, a, at Santa Reparata in Via San Gallo. Um, one dedicated to Anike Joyce Sadiq and Sineth M. Batuolo, um, with a performance at eight o'clock and the other um, dedicated to Numeda Carbone, right in the same exact area. So if you go to one, you'll find the other. What's that? Grazie. Not a, Sort of, at the, let's call it at the bottom of the hill. Okay. Thank you, That's thank awesome. you Mauro.